Buonasera e ben trovate a Notizie di Prato TG. Oggi le associazioni cinesi hanno incontrato i carabinieri. L'obiettivo è creare più collaborazione per aumentare la sicurezza. Sentiamo Nadia Tarantino. È la collaborazione con le forze dell'ordine l'elemento chiave per garantire più sicurezza ai cinesi che troppo spesso sono bersaglio di furti, scippi, rapine e aggressioni. Oggi, ad appena 48 ore dall'arresto di un nigeriano e dalla denuncia di altri tre, tutti accusati di aver portato a termine almeno 10 rapine negli ultimi due mesi, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato ha aperto le porte a una delegazione di imprenditori e giovani cinesi guidata dai consiglieri comunali Marco Wong e Teresa Lin. Ad accogliere il gruppo sono stati il tenente colonnello Sergio Turini, comandante della compagnia, e il luogotenente Davide Murru, comandante della stazione. Un incontro che, al di là dei ringraziamenti e della gratitudine per l'indagine, è servito a stabilire un contatto diretto, l'inizio di una collaborazione, l'avvio di un dialogo che ha un fine comune: tutelare la comunità cinese e assicurare alla giustizia i responsabili dei reati che la comunità subisce. Non ci sono cittadini di serie A e di serie B, hanno detto i carabinieri, ma solo cittadini ai quali garantire giustizia se diventano vittime di reati. Le diverse associazioni che hanno partecipato all'incontro si sono dette disponibili a collaborare concretamente, anche garantendo, se necessario, interpreti e mediatori per agevolare i connazionali che qualche volta, frenati dalla barriera linguistica, non denunciano. Uno scoglio che il comando provinciale ha già cercato di superare con la presenza di due carabinieri che hanno imparato il cinese. Durante l'incontro si è parlato anche di riunioni periodiche per fare il punto sulla sicurezza dei cinesi. La delegazione ha mostrato grande interesse a stringere il rapporto con chi ha gli strumenti per tutelare la comunità. Siamo a disposizione ancora i carabinieri, siamo qui anche per voi e vogliamo che questo messaggio arrivi forte e chiaro. Momenti di paura questo pomeriggio al rifugio Le Cave nel comune di Cantagallo, dove un bambino di 11 anni è stato soccorso dall'elicottero Pegaso per un malore provocato da una reazione allergica. Il bambino, che frequenta un campo estivo, era in gita insieme a un gruppo di coetanei quando improvvisamente si è sentito male. Gli educatori hanno chiamato il 118, che a sua volta ha allertato un'ambulanza della Misericordia con il medico a bordo, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Le squadre arrivate sul posto hanno agevolato l'intervento dell'elicottero, che prima ha calato il medico e un infermiere per prestare le prime cure e poi ha trasportato il bambino all'ospedale pediatrico del Maier. Tentato furto nella sede di Stremao la notte di lunedì scorso. I carabinieri hanno denunciato un 23enne e stanno cercando il complice. Il punto nel servizio di Nadia Tarantino. Un albanese di 23 anni è stato denunciato con l'accusa di essere uno degli autori del tentativo di furto ai danni dell'associazione Stremao, avvenuto la notte del 27 giugno nella sede di via Labriola a Oste. Il giovane è stato fermato dai carabinieri della tenenza di Montemurlo e del radiomobile di Prato, immediatamente intervenuti dopo la segnalazione arrivata alla centrale operativa circa l'ennesimo tentativo di intrusione nella sede dell'associazione. Le pattuglie arrivate sul posto hanno raccolto le prime informazioni e visionato le immagini delle telecamere di sicurezza, due le persone inquadrate mentre cercavano di forzare e scavalcare il cancello di ingresso. Immagini nitide che hanno dato indicazioni precise ai carabinieri e che hanno consentito di rintracciare e fermare il 23enne. Il ragazzo è stato bloccato a bordo di un'auto in fuga. Ancora ricercato il complice. L'accusa è tentato furto. Più volte Stremao, che si occupa di solidarietà e sostegno ai più bisognosi attraverso iniziative di vario genere che coinvolgono tutta la città, è stata bersaglio di furti, tentati furti e atti vandalici. Ad agosto dello scorso anno l'incendio che aveva distrutto il furgone acquistato con i soldi di una sottoscrizione pubblica. Scossa di terremoto ieri sera alle 23:17 con epicentro Prato. La magnitudo registrata dalla rete INGV è di 2.3 con profondità di 10 km. L'evento è stato preceduto da una scossa minore di magnitudo 1.7, stesso epicentro e profondità registrata alle 19:58 e 18 secondi, probabilmente solo strumentale. Seppur di lieve entità, la scossa delle 23:17 è stata invece avvertita dalla popolazione e qualche telefonata ai numeri di emergenza alla protezione civile è arrivata, ma più per paura che per reali necessità e per danni veri e propri. Anche la questura ha la sua stanza di ascolto per le vittime di violenza. Oggi l'inaugurazione. Sentiamo.
Da oggi anche la Questura di Prato ha una stanza per l'ascolto protetto delle donne e dei minori vittime di violenze e di abusi. È stata allestita nella nuova palazzina con un ingresso separato, accessibile anche in auto, per garantire a chi affronta questo momento delicatissimo la giusta riservatezza. La gestione del momento di difficoltà, di disagio della vittima è fondamentale. La stanza cerca di riprodurre il più possibile un ambiente accogliente, un ambiente familiare, un ambiente domestico. L'inaugurazione si è svolta stamani alla presenza delle autorità civili cittadine. Questo spazio protetto è stato realizzato e arredato grazie al progetto di Soroptimist, una stanza tutta per sé che a Prato ha già aperto aule riservate per l'ascolto delle vittime di violenza, prima a Palazzo di Giustizia e poi nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri. Spazi che però non bastano più, perché il fenomeno è in crescita grazie anche a un cambiamento culturale, come spiegato dal procuratore capo di Prato Giuseppe Nicolosi. Quando noi abbiamo iscritto circa 500 procedimenti per quanto riguarda, a carico di persone note, per quanto riguarda i reati riconducibili a quelle che definiamo fasce deboli. È un fenomeno estremamente, come dire, grave e ahimè anche in aumento. A livello nazionale, quella di oggi è la 207esima stanza allestita da Soroptimist nelle sedi delle forze di polizia, a cui vanno aggiunte altre 87 ricavate nei tribunali. C'è un ambiente che li accoglie, oltre a una professionalità importante, però poterne parlare anche con una giornata come oggi, con voi che diffondete il messaggio, è un importante segno, perciò sì, già questo stiamo facendo, è prevenzione. Torniamo a occuparci di Pitti Filati, secondo giorno di fiera, espositori ottimisti e soddisfatti. Alessandra Grati. Stand affollati ed espositori ottimisti anche per il secondo giorno di Pitti Immagini Filati, edizione numero 91, dove si presentano le collezioni autunno-inverno 2023-2024. Il futuro io lo vedo positivamente, onestamente vediamo che c'è affluenza, visto che abbiamo tanti appuntamenti fissati, ne riparleremo poi alla fine della fiera certamente, però devo dire per ora sono piuttosto contento, vediamo dove andiamo. Il 2021 è stato un anno di ripresa importante, il 2022 ci sta dando grandi soddisfazioni. Credo che in generale per la maglieria ci sia una buona ripresa. Sicuramente credo le scelte che ha fatto l'azienda negli anni recenti stanno anche dando dei frutti importanti, quindi la crescita dell'olivo in questo momento penso sia superiore a quella media del mercato. Il 2021 è andato molto bene, siamo a livelli tranquillamente pre-Covid, quindi abbiamo chiuso un bilancio a più 50% rispetto al 2020. Il 2022 ci sta andando molto bene anche il 2022, abbiamo una crescita circa il 30% rispetto al 2021. È un 2022 che sta andando molto forte, questo siamo contenti e finalmente possiamo dirlo anche con una certa leggerezza, sta veramente dando delle soddisfazioni che erano anni che insomma non si registravano. Il 2022 è partito alla grande, come penso tutta la maggior parte della maglieria. Speriamo che mantenga questi valori, perché insomma sono tante gli ostacoli e le incognite che dovremo affrontare. È emozionante, un'emozione unica. Mi sono abbracciata con clienti che non vedevo da 2 anni. Fondazione Santa Rita, quote rosa per il dopo Macri, Renza Sanese nominata presidente, Nicoletta Ulivi direttore. Sentiamo Alessandra Grati. Passaggio di consegna alla Fondazione Santa Rita. Renza Sanesi, dopo le dimissioni di Roberto Macri, è stata nominata dal vescovo Giovanni Nerbini presidente, mentre Nicoletta Ulivi le subentra nella carica di direttore. Da oggi quindi la Fondazione sarà guidata da un binomio tutto al femminile. Un momento estremamente emozionante, un percorso lungo che darà seguito a un lavoro fatto nel tempo e vediamo, con il sostegno e l'aiuto del Consiglio d'amministrazione, cercheremo, come sempre nello stile della Fondazione abbiamo sempre fatto, di rispondere ai nuovi bisogni, cercando di coinvolgere, di fare percorsi di coprogettazione, cercando di evitare il più possibile le gare, perché tutto rimanga sul territorio, perché si dia continuità ai servizi, perché si dia stabilità ai lavoratori. Anche il nuovo direttore è cresciuta all'interno della Fondazione, che proprio quest'anno festeggia i 90 anni di attività.
Mi rendo ben conto del carico, ecco, della responsabilità dell'incarico, ma anche della sfida, e conoscendo la realtà del Santa Rita ne sono spaventata, più che altro orgogliosa. Ecco, l'importante è continuare a mantenere viva l'identità di questa fondazione. Intanto oggi è stato presentato il bilancio sociale, l'ultimo a firma Macri. La fondazione continua a mantenere un equilibrio dal punto di vista dei numeri, e quindi del bilancio nel suo complesso, ma anche una capacità di reazione dal punto di vista organizzativo che non era scontata, soprattutto in un contesto di imprevedibilità come quello che abbiamo riscontrato. Notizie di Prato TG finisce qui. Da domani scatta un'importante novità per l'informazione sulla provincia pratese. Avrà una rilevanza regionale, dunque l'appuntamento con l'informazione è alle 19 e alle 20:30 sempre sul canale 11. Sentiamo il promo. Grazie per averci seguito. C'è una Prato che cambia, che guarda al futuro e che si candida al ruolo di modello e guida per tutta la regione. Pronta a scommettere sulle sfide dell'economia circolare e del Green Deal. E proprio questa Prato è al centro della rivoluzione informativa di Toscana TV, passata recentemente al canale 11 del telecomando e televisione di riferimento per tutti i toscani. Una Prato che vogliamo raccontare non solo ai pratesi, ma a tutta la Toscana, dandole ampi spazi all'interno dei nostri telegiornali e nei format informativi e di intrattenimento. Perché in una società complessa e strutturata come quella di oggi, il ruolo che sta giocando Prato nella regione è quello di apripista del cambiamento, di modello per le altre città. Dal 1 luglio, quindi, con il nuovo palinsesto di Toscana TV, le notizie e i fatti pratesi diventeranno centrali nei telegiornali e nei programmi di approfondimento di Toscana TV, dalla cronaca all'economia, passando per la cultura e lo sport. Più Prato in Toscana, per raccontare il cambiamento e valorizzare le eccellenze.